trasferta. Andiamo a visitare la trasferta, torniamo a giocare contro una squadra. Una squadra che l'anno scorso ha fatto un grande campionato e arrivando in finale contro Siena ha mantenuto tre quinti del quintetto, la firma di Bobby Jones, sapete, di 2 settimane fa, e che ha inserito Osley ha diviso la posizione 5 con due diciamo Cotonou, Mbakwe e Zugu, per sopperire all'assenza di Laval, alla perdita di Laval. Quindi dei tre, diciamo, dei tre dell'anno scorso conosciamo bene le loro qualità. Taylor e Goss si sono dimostrati una coppia molto affiatata, tra le migliori del campionato, e Bobby Jones è quel giocatore, quell'ala piccola che all'occorrenza può giocare anche 4, molto efficace. Quest'anno hanno dovuto sopperire, oltre all'assenza di Laval, alla perdita di Datome, che direi che è difficilmente, se non impossibile, sostituire. Hanno preso Osley, che è un giocatore già visto a Sassari, che ha una buona pedigree europeo, e appunto insieme a Bobby Jones si divide la posizione di lo spot di 3 e di 4. In più, dalla panchina ci sono due giocatori nuovi, mantenuto D'Ercole, ci sono due giocatori nuovi, c'è Moraschini, che conosciamo bene, ma soprattutto che gioca pochi minuti, e soprattutto c'è Jimmy Barron, che è un tiratore, un giocatore di grande qualità, un tiratore eccellente, anche lui esperienza europea, Spagna, eccetera, eccetera. E quindi è una squadra che viene da una bella vittoria in campionato con Caserta, una brutta sconfitta in casa con Bonn in Eurocup. Quindi troveremo sicuramente una squadra determinata, arrabbiata. Quindi noi dovremmo giocare una partita molto attenta. Quindi controllo del ritmo, controllo delle palle perse, la capacità di rallentare il contropiede di Roma saranno le chiavi della partita, perché Roma è una squadra molto atletica che ha la capacità di giocare in velocità, soprattutto i primi possessi, i primi secondi dei possessi. Quindi questi sono i punti cardine della partita. Poi siamo curiosi di torniamo a giocare in trasferta. La nostra storia, fra virgolette, brevissima storia di trasferta, al di là del risultato, dice di una squadra che ha alternato dei buoni momenti a dei momenti in cui si è un po' smarrita. Noi dovremmo trovare appunto una continuità diversa anche in trasferta, cercando di imparare rapidamente come si gioca appunto una partita lontano da Bologna ed essere duri, giocare duramente, perché la partita di trasferta si vince se siamo in grado soprattutto di giocare duri per 40 minuti. Direi che c'è stato tanto parlare di questa vittoria di Milano, c'è stato tanto parlare di queste 4 vittorie su 5. Io non voglio essere sempre quello che comunque riporta tutti sulla terra, ma credo che sia giusto farlo. Credo che sia giusto farlo perché sono 5 partite. 5 partite sono soltanto un buon inizio. Fa piacere l'entusiasmo, fa piacere questo interesse che comunque cresce, ma ripeto, sono 5 partite, dobbiamo consolidarci, dobbiamo fare tanti passi avanti, quindi io e la squadra ed io siamo concentrati sul fare questi passi avanti. Poi ben venga l'entusiasmo, che insomma è una cosa vitale nella nostra vita e in generale nella vita di tutti, insomma l'essere positivi, il pensare positivo, il guardare con soddisfazione alle cose fatte. Però questo noi sappiamo bene che è un campionato talmente difficile, talmente duro che
non possiamo permetterci né di festeggiare né di rilassarci né niente, quindi andiamo avanti e immediatamente ci siamo catapultati sulla partita di Roma con l'auspicio che sia affrontata con durezza e determinazione da parte nostra. Diciamo che abbiamo una serie di step che dobbiamo raggiungere, che vorremmo raggiungere da qui alla fine dell'anno e questo, per essere competitivi contro queste squadre qui, insomma, avevamo lavorato tutta la settimana su questi dettagli qui, sapevamo che dovevamo essere competitivi fisicamente, prima di tutto, quindi sulla lotta al rimbalzo e sulle situazioni di uno contro uno, ma anche di riuscire a trovare un tiro contro la loro pressione difensiva. Adesso credo che tutte le squadre faranno la stessa cosa, quindi insomma l'effetto sorpresa è un po' passato, abbiamo vinto quattro partite, è chiaro che tutti giocheranno con un'attenzione maggiore, quindi noi dovremo essere bravi sempre a adattarsi, modellarsi, crescere, capire quello che c'è bisogno nella specifica partita e nello specifico momento della partita.